Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Nobilis ND Clone 30. A cosa serve? Nobilis ND Clone 30 è un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino pseudopeste aviare, malattia di Newcastle, vivo liofilizzato, appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini virali vivi. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Animal Health SRL. Nobilis ND Clone 30 può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Intervet International BV. Concessionario: MSD Animal Health SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: vaccino pseudopeste aviare, malattia di Newcastle, vivo liofilizzato. Gruppo terapeutico: vaccini. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Nobilis ND Clone 30, 12 vaschette da 1000 dosi. Nobilis ND Clone 30 orale oculo nasale spray, 12 vaschette da 5000 dosi, Sphereon. Principio attivo: ogni dose di vaccino ricostituito contiene virus vivo della pseudopeste aviare, ceppo clone 37, 10.5, 6.0 log 6 10 L6.50. Dose letale embrionale 50%. Indicazioni: per la vaccinazione di polli e tacchini contro la pseudopeste aviare. Per la riduzione dei segni clinici e della mortalità causati dalla malattia. Un'immunità adeguata verso la pseudopeste aviare durerà per circa 6 settimane. Per una protezione più prolungata è necessario un richiamo vaccinale. La durata e l'intensità della reazione vaccinale e lo stabilirsi di un'immunità solida sono in funzione della eventuale presenza di anticorpi materni ed in genere dipendono dalla salute e dalle condizioni degli animali. Posologia: somministrare almeno 6,0 log 10 per animale mediante spray, per via oculo-nasale o con l'acqua da bere. Il vaccino può essere fornito sotto forma di pellet liofilizzato in flaconi di vetro o come sferette liofilizzate in vaschette. Per quanto riguarda la presentazione in vaschette, non utilizzare il prodotto se il contenuto risulta brunastro e si attacca al contenitore, poiché copyright CIA indica che l'integrità del contenitore è stata compromessa. Ogni contenitore deve essere utilizzato immediatamente e completamente dopo l'apertura. Metodo spray: ricostituire il vaccino in acqua fresca e pulita, alla quale può essere aggiunto il 2% di latte scremato. I flaconi devono essere aperti sott'acqua, mentre il contenuto delle vaschette deve essere versato in acqua. Non utilizzare acqua clorata. In entrambi i casi, mescolare bene l'acqua contenente il vaccino prima dell'uso. Dopo la ricostituzione, la sospensione appare limpida. L'acqua e il dispositivo spray non devono presentare sedimenti, corrosione e tracce di disinfettanti o antisettici. L'attrezzatura dovrebbe essere utilizzata solo per la vaccinazione. Il volume del diluente per la ricostituzione deve essere sufficiente ad assicurare una distribuzione uniforme per la somministrazione spray agli animali. Il vaccino va disciolto in acqua nella quantità di 1000 dosi per litro, ma le quantità possono variare in funzione dell'età degli animali da vaccinare e del sistema di allevamento. La sospensione vaccinale deve essere distribuita uniformemente sugli animali a una distanza di 30-40 cm, preferibilmente quando sono accovacciati insieme e la luce è attenuata. Se possibile, ridurre o interrompere la ventilazione per evitare la dispersione dello spray. Somministrazione oculo-nasale: il vaccino va ricostituito con la quantità adeguata dello speciale diluente, diluente oculo-nasale, 35 ml per 1000 dosi, e somministrato mediante un contagocce standard. Somministrare una sola goccia in una sola narice o in un solo occhio, dalla distanza di pochi centimetri. Assicurarsi che la goccia nasale sia stata inalata prima di dare da mangiare agli animali. Acqua da bere: i flaconi devono essere aperti sott'acqua, mentre il contenuto delle vaschette deve essere versato in acqua. In entrambi i casi, mescolare bene l'acqua contenente il vaccino prima dell'uso. Dopo la ricostituzione, la sospensione appare limpida. Il vaccino deve essere disciolto in acqua fresca e pulita, priva di ferro e cloro. Aggiungendo 2 g di latte scremato in polvere per litro d'acqua, il virus mantiene la sua attività più a lungo.
assicurarsi che tutta l'acqua medicata con il vaccino venga assunta nel giro di 2 ore. A seconda delle condizioni meteorologiche, può essere consigliabile non fornire acqua agli animali prima della vaccinazione. È essenziale che sia disponibile un numero sufficiente di contenitori per l'acqua, al fine di assicurare uno spazio adeguato per bere. I contenitori devono essere puliti e privi di tracce di detergenti e disinfettanti. Sciogliere 1000 dosi in un numero di litri d'acqua pari all'età degli animali, in giorni, fino a un massimo di 40 litri. Il vaccino deve essere somministrato al mattino presto, poiché a copyright questo ha il momento principale per la beverata, o il momento più fresco in una giornata calda. Quando si vaccinano gruppi più grandi, è consigliabile iniziare sciogliendo solo una parte del vaccino. Se il vaccino viene somministrato attraverso una rete idrica centrale o un dosatore, occorre prestare molta attenzione. Per un numero di animali che ricade tra 2 dosaggi standard, scegliere il dosaggio successivo più alto. Avvertenze: vaccinare solo animali sani. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. È necessario adottare adeguate misure veterinarie e fitosanitarie per evitare la diffusione alle specie sensibili. Tempi di sospensione: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.